ragazzi, ciao ragazzi, siamo tornati qui con un nuovo video di In Segreto e oggi andiamo a scoprire i nuovi segreti. Come vediamo, gli ultimi 5 commenti, indovinate chi c'è? Il nostro Ugo De Ughi, che secondo me adesso vive su In Segreto, perché ogni volta che io apro le pagine di In Segreto ci sta sempre lui tra gli ultimi commenti e non so, cioè, commenta tutti i segreti praticamente. Donna di 17 anni dice: Stavo facendo sesso con il compagno di mia madre. Mia madre inaspettatamente entra in casa e adesso vivo da mia nonna. C'è una cosa molto lineare, molto semplice, ma Ugo De Ughi dice niente perché ancora non l'ha commentato, incredibilmente. Wow. In quell'anno il mio cane aveva 4 anni e non poteva nuotare, ma in Croazia, mentre non guardavo, mia cugina di 21 anni spinse il mio cane in piscina. Come cazzo scrive? Spinse il mio cane nella piscina del campeggio. Appena me ne accorsi mi buttai in acqua con il telefono compreso, mi sento un eroe. E quindi è salvato il cane. Un giorno ho scopato con una tipa che conosceva a malapena. Il problema è che si è bucato il preservativo ed è rimasta incinta. Ammazza il culo. È la mamma dei tuoi figli. La stessa storia di tua madre, insomma. Fino a quest'estate facevo la pipì a letto e mettevo il pannolone ogni sera. Importante, donna di 18 anni. Finalmente ora mi sveglio per andare in bagno. Grande, meno male. Prima di entrare a casa mi pulisco sempre i piedi nel tappetino della mia vicina. Non la sopporto, ogni volta che mi vede non mi saluta. Pensa la vicina se la guarda da tipo dal coso, dico: questo coglione ogni volta. Forse è per questo che non ti saluta più. Sono fidanzato con un ragazzo stupendo, ma nessuno può saperlo a causa di questa società di merda. Sveglia Italia! Come si può scrivere pure rosso, mo, quindi. Sì, con l'hashtag. Non riesco a smettere di comportarmi come una puttana. Guarda, non sei in buona compagnia. Hai 18 anni, quindi non sei del 2000, del 98. Vabbè, che tutti pensano che io lo sia, ma in realtà sono vergine dalla testa ai piedi. Vabbè, la sei una cogliona, cioè. Infatti. Ti guardano tutti come una puttana e non neanche lo sei. È da 3 anni che chiedo ai miei se posso prendermi una macchina fotografica, ma continuano a dire che costa troppo. Mio fratello oggi ha fatto la comunione. Mia zia gli ha regalato una macchina fotografica che chiedo da 3 anni. Vabbè, prendila a tuo fratello. Roba da matti, vero? Magari chiedila a tua zia. Un giorno, ad 12 anni, quando sono uscita dalla scuola dei ragazzi, mi chiedono di seguirli. Io li seguo. Il segreto è che ho perso, senza l'H, la verginità ad 12 anni, siccome mi hanno violentata. Ma mi sa che non eri uscita dalla scuola, hai fatto sega quel giorno a scuola. Per 3 anni hai fatto sega, sì. Oltre a fare sega, hai fatto pure sega. Alla sera di Capodanno, questa promette bene, sono andata fuori con dei amici e amiche. Fino a qui tutto bene, ma quando scocca la mezzanotte, brilli forte, io e il mio ragazzo ci siamo avviati in bagno per scopare. Io pensavo che ce l'avesse piccolo perché lo prendevano sempre in giro, invece dopo aver scopato, ospedale. Il mio segreto è che faccio la cacca a porta aperta perché ho paura di rimanere incastrato nel gabinetto e che nessuno venga a salvarmi. Ah, vabbè, quindi quando sei da solo a casa apri pure la porta di casa, perché, cioè. Quando avevo 7 anni, attendo la notte della Befana, ma mia sorella mi terrorizzava dicendo che la Befana assolutamente non doveva essere vista. Così una notte ebbi un attacco di mal di pancia tremendo e non sapevo come fare perché avevo paura. Così feci la cacca in un calzino e la appoggiai sulla poltrona. Il mio segreto è che all'età di 13 anni mi sono messo il tappo del vino nella figa e sono dovuto andare all'ospedale, che vergogna. Non molto forte, ma soffro di claustrofobia. Mi sento un'emerita idiota perché mi rendo conto che sia una paura irrazionale. Però non ce la faccio proprio a stare in un posto chiuso. Mi sento stupida. Mi sentirei più stupida perché non sai scrivere. Convivo, ho un figlio, una casa, un lavoro, tutto sommato una buona famiglia. Ma niente, da 2 anni a questa parte al lavoro incontravo sempre quegli occhi neri, che da qualche mese si sono poi rivelati gli occhi del mio tradimento coniugale. Perché la gente va a capo in mezzo a una frase? No, capisco. Ma perché si vede che non c'entrava, quindi. No, ma c'è sta lo spazio. Vabbè. Ma non per solo sesso, ho bisogno di lui, sempre. Anche solo sentire la sua voce mi calma. Ma anche lui convive con la mia famiglia a prole. Per cui, finché dura, avrò il mio attimo di pace ogni volta che sono tra le sue braccia o che sento il suo calore. È finita. Ogni volta che esco con la ragazza di una mia amica, cerco di farla lasciare con lei. Ah, ma sono lesbiche, quindi. Un po' perché sono gelosa e un po' perché sono 2 volte che questa mia amica le mette le mani addosso. Io non lo farei mai, voglio solo proteggerla. Una volta, quando ero piccolo, avevo circa 12 anni e giocavo a Harry Potter con mio cugino. Mi fece arrabbiare e urlai: "Crucio!" Un secondo dopo cadde e si ruppe il braccio. Ora giro sempre con la mia bacchetta aspettando che qualcuno mi faccia arrabbiare. Poi magari arriva la madre e fa, per far finire la rissa, fa "Expelliarmus!" Sì, e volano tutti per tutta casa. Salvo tutti i numeri in rubrica con il rispettivo nome e cognome di tutti i miei contatti, perché ho il terrore che se un giorno perderò la memoria, quando userò il cellulare vedrò scritto nome e scene e non mi ricorderò più come si chiamavano realmente. Bravo. A ginnastica tutti mi prendono in giro perché sono in terza media. In terza media scrissi sul diario di un compagno che mi stava sul cazzo degli insulti alla prof.
dopo lui. Sì, ma non c'è senso. Nel senso, lui... scrissi a un mio compagno che mi stava sul cazzo degli insulti alla prof. No, nel senso, scrissi sul diario di un mio compagno che mi stava sul cazzo degli insulti alla prof. Nel senso, sul diario. Sì, di... ho capito, ma perché metti la virgola? Ma perché sei ritardato? Poi dite che io non so leggere, raga, ma questi non sanno scrivere, non so io che non so leggere. Dopo, lui scoprì tutto, è andato al preside. Lui mi cambiò di classe e mi misero di fianco a una ragazza arrivata da poco. Fra una settimana lei sarà mia moglie. Ho fatto bene? Da piccola prendevo sempre il libro Pagine Gialle e chiamavo numeri a caso col telefono di casa di mio nonno. Siamo andati avanti, credo, un anno con gente che chiamava e io facevo finta di niente. Un anno fa, quando il mio ragazzo si è spogliato per fare sesso, ho visto il suo pene e sembrava un vulcano ricoperto di peli. Mi sono messa la ventaglia e la... e mi sono cominciato a faria perché sembrava un vulcano, faceva caldo. Perché vuol dire sembrava un vulcano? Mi sono messa la vestaglia e sono scappata da casa sua. In terza elementare la maestra voleva iniziare a farci usare la penna, il pene, e non più la matita per scrivere. Allora ci ha fatto scrivere un testo e se si facevano meno di 5 errori si poteva usare la penna. Per scrivere ho usato quella maledetta matita fino alla quinta elementare. Ieri la ragazza mi ha fatto per la prima volta un pompino. Dovrei esserne felice. Il problema è che mi ha morso e mi ha causato un grido facendo svegliare i miei vicini, portandoli a bussare alla mia porta, chiedendomi se stessi bene. Abito da sola da 3 mesi. Prima vivevo con i miei genitori e i miei 4 fratelli minori. Era abituata a stare in mezzo alla confusione e all'allegria. Ora a volte mi sento molto sola e parlo spesso da sola per questo. Non lo ammetterò mai con la mia famiglia. Una volta volevo sedurre la moglie del mio amico su FB per poi andare a finire a fare orge insieme a suo marito. Lei mi bloccò subito dopo un ciao. Nonostante molti dicano che per conquistare una ragazza non bisogna trattarla troppo bene, io le ragazze le tratto bene per principio. Sono ancora single. Allora, cioè... prima o poi troverai quella. No, non è vero. Ieri pomeriggio, tornando a casa, stavo attraversando la strada con il rosso e vidi chiaramente che una macchina stava venendo contro di me, ma non me ne è interessato nulla e sono passata. Ah, cavolo. La macchina non mi ha preso perché si è fermata in tempo, ma il segreto, io in quel momento volevo morire. Magari tu saresti sopravvissuta mentre le persone dell'altra macchina sarebbero morti. Non puoi buttarti sotto un treno e evitare di rovinare la vita alla gente. E uno, ma che cazzo di consiglio è? Puttana troia, poi perdo 4 ore per colpa di sti micchioni. Buttati da un palazzo, non sotto il treno. Quello che stava Dio. Io una volta, è vero, perché dopo la metro vanno da una parte e uno sarà buttato sotto. E ho detto, ma porca troia, no, ma devi suicidare. Ma il balcone. Non so, sparate, spiccate. Se abiti al primo piano, non romper cazzo all'altri, cioè, mamma mia. Vuoi morire, rompi i coglioni creando danni agli altri? Brava, ottimo. Comunque ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciamo 5.000 like. Non vi do un appuntamento al prossimo video perché oggi ci andremo a suicidare. Perciò è stato un piacere questi 3 anni con voi. Ah, vi ricordo che abbiamo cominciato a fare live su Twitch. Yes. E dovete starci perché a breve avrete anche un video su YouTube. Siamo in live e basta, che dura 3 secondi. Ed è molto interessante. Riempitelo di like. E stiamo cercando di attrezzarci per fare anche, che ne so, riprendere tutta la live e poi fare il montaggio e mettere i pezzi migliori su YouTube. Perciò ragazzi, qui da qui è tutto. In descrizione c'è il canale Twitch. Seguitelo. E bene. Ciao.